A pochissimi giorni dalla riapertura di numerosi esercizi commerciali, la crisi economica è ancora preponderante nei pensieri di coloro che, con molte restrizioni, tra poco riprenderanno finalmente le loro attività. Lunghe settimane di stop, dispositivi di protezione, entrata a turno dei clienti, timori dei contagi, aiuti ritenuti esigui. Tanti i problemi che attanagliano i commercianti. Ascoltiamo Enzo Perrotta, presidente del centro commerciale Vomero Arenella. Il nostro problema è mettere liquidità nel sistema. La liquidità nel sistema non si mette come sta facendo adesso il nostro governo, che emana grida manzoniane, ed oggi dobbiamo dire che a due mesi non c'è lo straccio di un soldo. I finanziamenti passano per mano banca e quindi non sono passati più che l'1%, quando invece la banca doveva essere messa solo come esecutore e lo Stato deve fare tutto l'iter, deve rendere meritocratico, secondo il decreto legge, l'utilizzo dei fondi che poi sono garantiti o al 100% o al 90% dallo Stato. Quindi noi rischiamo di morire di pandemia economica, perché in questo momento ci sono almeno 4.000 società in Campania che rischiano ma seriamente il default, il fallimento. In più noi stiamo richiedendo la pratica dell'esdebitamento per le piccole imprese a carattere familiare, che è all'interno della nuova legge fallimentare, e abbiamo fatto fare un emendamento proprio per estrapolare la pratica esdebitatoria, come del resto già avviene in Francia, per aiutare a salvare e a non far morire piccole imprese a carattere familiare. Coronavirus e fase 2. In Regione Campania il governatore Vincenzo De Luca ha incontrato i direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere della Campania e la task force regionale. L'obiettivo è fare il punto sull'organizzazione della sanità. In particolare sono state affrontate le tematiche legate alla fase 2 dell'emergenza coronavirus e alla definizione di un piano regionale che sia efficace e adeguato nella prospettiva delle attuali e prossime aperture. Si è discusso anzitutto di medicina territoriale, di organizzazione strutturale, quindi presidi Covid e nuovi posti letto in terapia intensiva, potenziamento del personale, ulteriore aumento degli screening con tamponi e test sierologici. Entro una settimana il piano sarà definito e applicato, anche alla luce del costante monitoraggio sanitario in corso, con azioni e interventi che andranno anche oltre i prossimi mesi come programmazione generale. Devo dirvi subito che, grazie a Dio, la situazione è sotto controllo. Non abbiamo avuto problemi particolari. Abbiamo fatto controlli su 2.000 persone arrivate in Campania con i treni, con le macchine, con le agenzie di autonoleggio a Capo di Chino, ma non possiamo rilassarci neanche per una settimana, neanche per mezza giornata, perché se facciamo questi controlli ossessivi stiamo tutti quanti più tranquilli ed affrontiamo la fase 2 con una maggiore serenità. Da un lato i lavori urgenti in pieno centro cittadino e dall'altro la rabbia e la paura dei commercianti di via Francesco Paolo Volpe a Salerno, che stavano provando a risollevarsi dopo due mesi di lockdown per via della pandemia. Divieto di transito per le auto a causa degli interventi di manutenzione straordinaria al collettore fognario di via Volpe. Da lunedì prossimo e per ben due mesi una delle principali arterie del centro sarà off limits per le macchine di peso superiore a 3,5 tonnellate e sagoma eccedente i 2,40 metri. La fermata dei bus di piazza 24 maggio verrà soppressa e spostata in piazza Casalbore. Per la gran parte dei commercianti della zona si tratta di una mazzata quasi letale dopo due mesi di stop per il coronavirus. Diciamo che stiamo cercando di riorganizzare, però anche se siamo a numero ridotto, delle persone stanno ancora a casa, stiamo cercando di organizzare, facendo consegne a domicilio, un po' di internet, un po' di Facebook sta dando una mano per pubblicare foto e fare richieste. Le promesse ci sono, però risultati non ne abbiamo. Stiamo mettendo le nostre forze fino a quando, non so, ne possiamo esigere le nostre forze. Che comunque, diciamo, dalla settimana prossima dovrebbe essere un po' di ripresa. Ma se ci chiudono pure la strada, cioè è difficile raggiungere, poi chiudiamo pure la strada, sarà ancora un danno. Ma
mi auguro che arrivi, voi sapete che arriverà fino a San Salvatore, però l'importante è che arrivi, c'è ogni cosa che dà peraltro possibilità e opportunità di lavoro e quindi in questo caso darà anche lavoro a tante persone, è importante. Per noi qua, in maniera più domestica, è importante che questo copre un'area che riguarda i cittadini che hanno maggiore possibilità di approvvigionamento rispetto alla loro mobilità quasi quotidiana, sia alle imprese che sono qua, sia piccole aziende, insomma la comunità o le comunità che sono qua giù. Quindi per noi è una cosa che tiriamo avanti da parecchio, un ping pong costante per superare intralci burocratici, però poi grazie alla fine anche all'ANAS, c'è qua anche l'ingegnere Villano per conto dell'ANAS, si è riuscito a concretizzare finalmente quest'opera che avremmo diciamo inaugurato prima, però è arrivato il coronavirus e quindi ci ha fregato il ciclone virale anche a noi. Quindi per fortuna abbiamo ripreso e ora speriamo si riprenda un po' di economia qua e fuori di qua. Lavori cominciati nel 2017, poi purtroppo abbiamo dovuto tra virgolette effettuare diverse modifiche che ci sono state chieste dall'ANAS anche a seguito della diversa classificazione della strada statale 372 da cui queste rampe consentono di uscire o di accedere. Svincoli importanti perché servono le contrade e anche la nostra zona industriale. Prima per arrivare a Benevento, per immettersi su questa rampa, su questa strada, bisognava arrivare alla rotonda della stazione oppure nell'altro senso allo svincolo per Campobasso. Quindi credo che siano un toccasana per la viabilità, sono la conclusione del più ampio progetto che ha riguardato la manutenzione delle strade extraurbane. No, dobbiamo tenere, cioè non fare come quelli di Milano, basta che facciamo, non come quelli che abbiamo visto nei fotogrammi televisivi e nelle foto dei giornali, basta fare l'opposto di quello che fanno a Milano, degli assembramenti, quindi vi prego attraverso voi anche di sensibilizzare diciamo, i beneventani o chi arriva, di evitare assembramenti, uscire con la mascherina, lavarsi spesso, voglio dire, ho scoperto una cosa molto intelligente, si ci lava non soltanto nelle pieghe di qua, ma anche qua dove mi dicono che resta eventualmente un tipo, diciamo io traduco con gergo mio, non certamente ortodosso sul piano scientifico, delle tossine particolari, quindi bisogna fare questo costantemente. L'altra cosa, ho finito, io volevo fare, devo dire, l'obbligatorietà delle mascherine, non delle mascherine, obbligatorie mascherine, c'è cioè già, quello dei guanti. Poi questo mio autorevole amico, che insomma è mio pneumologo a livello nazionale del primario del Gemelli, mi ha detto guarda, non farlo perché i guanti portano i resistenti a toccarti di più e quindi il rischio di contagiarti con i guanti è molto più forte. Invece dici a tutti, quindi cosa che io ho detto già, abbiamo fatto anche ordinanza a riguardo, di fare in maniera tale che dovunque ci siano le possibilità di lavarsi con la mucchina eccetera, dice importante che sia minimo il 60% dell'alcol, non risparmiamo dell'alcol, questa è la cosa fondamentale, il resto la distanza e le mascherine, questo è, e lavarsi spesso. L'acqua cristallina dei torrenti, affluenti del fiume Sarno nella fase 1 ed il ritorno all'ordinario inquinamento già dal primo giorno di avvio della fase 2 con la riapertura di industrie e concerie, ha scatenato indignazione sì di associazioni e cittadini, ma anche controlli, effettuazione di prelievi ed è partito anche un esposto. A presentarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, alle procure di Avellino e di Nocera Inferiore. E i Verdi avanzano anche una proposta, ossia di trasformare chi usufruisce del reddito di cittadinanza in sentinelle ambientali. A Sarno i risultati dei primi rilievi effettuati nella giornata di ieri sono stati segnalati agli organi competenti. Il personale dell'ente parco con il nucleo di guardie giurate Accademia Cronos di Salerno hanno fatto tappa in via Nuova Variante. Qui è stata trovata una condotta in cemento nel Rio Palazzo alquanto sospetta. Sulla questione fiume Sarno negli scorsi giorni è raggiunto l'intervento anche del ministro all'ambiente Sergio Costa che ora, tornando sull'argomento, sottolinea che sono stati attivati i controlli e grazie a foto satellitari si sta risalendo ai diretti responsabili. A Nocera Inferiore sono recentemente giunte nuove proposte sulla base di esperienze passate. Nel 2016 furono messi in pratica controlli con sorvolo aereo dal NOE e dall'attuale assessore all'ambiente di Nocera Inferiore, Nicoletta Fasanino, allora consulente incaricato dalla Procura. Fu realizzata una mappa di scarichi, furono censiti quelli non conformi. E proprio l'assessore Fasanino, sulla base di quell'esperienza, ha proposto all'onorevole Virginia Villani l'invio di un drone per l'effettuazione dei controlli.
Un'ulteriore opportunità in aggiunta ad attività che sarebbero già in atto anche con NOE, Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica, Uffici Tecnici e Gori, e si sarebbe agendo anche tramite videoispezioni. Proposte l'assessore ne ha e nell'ottobre del 2018 inviò anche una lettera al ministro rispetto all'approccio, secondo una sua idea, ad attuare rispetto alle problematiche. Ma il nulla di fatto. Chissà che ora non verranno rispolverate proprio vecchie idee. Ariano Irpino, nessun focolaio attivo ad assicurarlo, e l'ASL. I casi verificatisi nelle ultime ore, si legge in una nota dell'azienda sanitaria locale, sono essenzialmente una coda di contatti di casi positivi. L'azione di ricerca incessante da parte di ASL Avellino e il piano di campionamento promosso dalla Regione Campania attraverso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno hanno consentito l'emersione di soggetti asintomatici che costituiscono oggi il principale obiettivo degli screening sulla popolazione finalizzato al contenimento del contagio. Ed ancora, tutti i 12 casi comunicati dall'ASL, di cui 10 nel comune di Ariano Irpino, sono riferibili a soggetti asintomatici sottoposti ad indagini diagnostiche sia dall'azienda sanitaria locale mediante tamponi nasofaringei perché contatti di casi positivi, che dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno. 6 persone positive ed asintomatiche residenti nel comune di Ariano Irpino sono da considerarsi contatti di casi positivi. I 4 rimanenti casi asintomatici, resi evidenti dall'azione di campionamento dell'Istituto Zooprofilattico, sono riconducibili a soggetti impiegati in esercizi commerciali insistenti sul territorio cittadino, esposti al contagio nella fase precedente alla chiusura dell'attività produttiva. L'azienda sanitaria locale continuerà questa decisa ricerca dei soggetti che, in assenza di sintomi e in condizioni di apparente buona salute, con la parziale ripresa dei contatti sociali e delle attività produttive e commerciali, possono costituire un'inconsapevole origine e via di trasmissione dell'infezione virale. Tutti al mare ma con il pass. Ascea, uno dei comuni della meravigliosa terra cilentana, si sta preparando all'estate, una fase 2 nella quale occorre anche creatività oltre che attenzione per il contenimento del contagio. Il sindaco Pietro D'Angiorillo spiega così l'ordinanza. Abbiamo considerato innanzitutto che noi abbiamo una spiaggia molto ampia, una spiaggia di circa 7-8 km, abbiamo un flusso turistico notevole nel periodo estivo, intorno ai 40-50 mila presenze, e abbiamo grandi strutture ricettive, abbiamo molte seconde case, per cui tutto ciò comporta anche un maggior rischio di diffusione del Covid. Quindi noi abbiamo pensato che innanzitutto bisogna avere più controllo e più informazione sui flussi turistici. Quindi nei flussi turistici, per quanto riguarda i flussi turistici in entrata, c'è la necessità di registrarsi e di fare una richiesta in cui indicano quante persone di famiglia vengono, dove vanno ad alloggiare e il periodo di permanenza ad Ascea. A ciò poi corrisponde un pass che viene consegnato appunto alle famiglie, ma anche ai vari membri della famiglia stessa, e con tale pass si può accedere ai luoghi che sono più frequentati. Tutto ciò snellisce non solo i controlli, ma questo facilita, in caso di contagio, anche la rete dei rapporti, è facilmente reperibile e facilmente individuabile. Quindi... I pass dunque da esibire per accedere alle spiagge e luoghi pubblici avranno colori diversi, i colori saranno attribuiti ad alcune categorie: residenti, proprietari di seconde case, non residenti, turisti e turisti giornalieri. Creatività insomma, ma anche controllo, un modo intelligente per monitorare i flussi e per tenere sotto controllo il movimento delle persone sul territorio di quest'estate. Che al sud si celebrassero più matrimoni che in qualunque altra regione d'Italia è un dato ormai noto a tutti. Come è altrettanto noto il notevole incremento negli ultimi anni dei riti civili che, tuttavia,
non trovano limitazioni nella volontà degli sposi di celebrare degnamente l'evento, che dovrebbe durare per tutta la vita, ma qui il capitolo successivo, dal titolo Separazione e divorzi, meriterebbe un servizio a parte. La Campania poi, nell'intero sud Italia, vanta il primato dei matrimoni religiosi. Ci si sposa di più, ma sempre più vecchi. Ma la Chiesa resta la prima scelta delle coppie. L'indotto economico connesso agli eventi matrimoniali traina diversi importanti settori economici, come quello floreale, sartoriale, dell'intrattenimento musicale, quello fotografico, senz'altro ai primi posti insieme alla ristorazione, nella premurosa e scrupolosa selezione dei promessi sposi. Ma ciò che rende il matrimonio indimenticabile per gli sposi ed oggetto di inevitabili valutazioni successive, a cura di parenti ed amici, sono la scelta dei siti dove festeggiare l'evento, che potrà essere anche un anniversario, una comunione, un compleanno. Nel 2019 quasi 4.000 matrimoni si sono tenuti in dimore d'epoca e storiche della Campania, recuperate proprio per queste finalità, restituendo anche ai rispettivi territori di loro ubicazione lustro e notorietà. Strutture da favola, abbandonate nei secoli e tornate a splendere con quel fascino irraggiungibile che solo un castello o un'antica villa nobiliare riescono a trasferire con ambienti incantevoli. Ed a lanciare l'allarme per una profonda crisi economica che cammina a braccio con l'emergenza sanitaria mondiale del Covid-19 è Stefano Sgueglia, imprenditore e proprietario di due magnifici castelli recuperati al loro splendore. Uno a Limatola, nel Beneventano, reso molto noto in Italia anche per i suoi suggestivi mercatini natalizi, e l'altro, in fase di completamento, a Rocca Cilento, in provincia di Salerno. Sgueglia, console in Campania dell'Asso Castelli, prestigiosa associazione italiana che comprende circa 400 tra gestori e proprietari di dimore d'epoca e storiche, lancia il suo grido d'allarme alle istituzioni regionali affinché si mettano immediatamente in discussione ipotesi di rilancio dei settori economici coinvolti con la creazione del distretto campano del wedding. Sgueglia, lei è console di Asso Castelli in Campania, questa associazione molto importante che racchiude circa 400 dimore d'epoca, appunto affascinanti, importanti nell'intera regione. Quanti eventi più o meno lei ha calcolato che potrebbero essere persi quest'anno nelle strutture campane? Abbiamo calcolato che solo nelle nostre, diciamo, nelle strutture storiche di pregio in Campania i matrimoni persi quest'anno sono circa 5.000. Quindi matrimoni possono anche chiaramente riferirsi ulteriormente anche ad eventi come comunioni, anniversari, presumo. Quindi la verità, parliamo solo di grossi eventi, possono essere quelli lì i matrimoni, poi comunione e quant'altro, tutte le altre tipi di manifestazioni. Di manifestazione, se, no, non l'abbiamo proprio calcolata, che sono battesimi, comunioni, convegni, 18 anni, insomma. Quindi andrebbero quindi ulteriormente ad incrementare il danno, diciamo, di quelle delle strutture. Certo, il danno è enorme, considerate che ancora non si vede la strada di come poter trasferire questi matrimoni. Quali sono le iniziative che lei presume di poter intraprendere per un rilancio del settore? Le iniziative potrebbero essere tante, però prima ancora di sbilanciarmi penso che sia giusto sedersi assieme all'istituzione a un tavolo di concertazione e trovare assieme la soluzione, ma questo dovrebbe venire al più presto, perché sennò non abbiamo attualmente come rispondere alle esigenze e alle richieste degli sposi. Più o meno in termini numerici, un numero più o meno orientativo, grosso modo, quante sono le persone, quindi i lavoratori coinvolti che attualmente sono fermi? Insomma, diciamo che circa 30.000 persone, minimo. Ho capito. Vorrei rivolgere anche un appello, se fosse possibile, a tutti quanti i vescovi, e di darci la disponibilità eventualmente in questo periodo critico, almeno per 2021, di farci tenere le strutture aperte e far celebrare i matrimoni di domenica, in modo da eventualmente spostare i matrimoni di quest'anno all'anno prossimo e vedere un po' come accontentare tutta la fascia degli sposi, insomma.
Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel corso di domenica l'alta pressione inizierà a cedere sotto i colpi di umide correnti sudoccidentali che anticipano una zona di bassa pressione in formazione tra la Francia e la Spagna, con un corpo nuvoloso che dalla serata causerà temporali anche intensi sulle Alpi occidentali, rapido passaggio temporalesco anche sulla Sardegna e poi nel corso di lunedì investite tutte le nostre regioni centro-settentrionali con fenomeni anche abbondanti proprio al nord, sulle zone di nord-ovest della Liguria. Possiamo osservarlo con la mappa delle precipitazioni, una giornata nel complesso buona, discreta inizialmente con assenza di fenomeni, al più qualche goccia di pioggia sulle zone interne tirreniche centrali. Poi dalla serata i temporali in formazione sulla Sardegna e man mano entro la notte tutte le nostre regioni nord-occidentali. Guardate questa linea intensa di precipitazioni che dal sud della Francia investirà le nostre regioni di nord-ovest. Possiamo osservare nella prossima grafica inizialmente una bella giornata ma con della variabilità sulle regioni centrali, poi peggiora dalla serata a nord-ovest e sulla Sardegna con temporali. Una giornata che comunque sarà mite estiva, al centro-sud con punte fino a 28-30 gradi.